Al momento non abbiamo novità sull'evasione di Torrisi e non sappiamo che cosa abbiano da spartire con lui, Marchese. Se i servizi ti stanno coprendo vuol dire che avete informazioni che io non ho e le voglio. Tu sei stata complice a De Silva e a Torrisi. E se c'è una che può capire chi droga non dà testa ai marchesi, chi da sei tu? Non sono una puttana. Però pensi di saper giocare con gli uomini. Solo che con Reitani è un gioco diverso. È un gioco molto pericoloso. Bisogna mettere in piedi un'asta e partire con un prezzo base. 800 milioni di euro per 100 barre. Ah! A terra! Fammi polizia! Lo dicevano che eri un infame, adesso ho la certezza. Sì? E che certezza avresti? Gerlando, tu l'hai ucciso. Tu non sai di cosa stai parlando. Ah no? Non l'ammazzasti tu per avere le informazioni che ti servivano? Così fa lo sbirro. Sì, l'ho ammazzato io. Cosa mi stai facendo? Lo scoprirai presto, molto presto. Fare così, la riapri. Che ci hai messo dentro? Davvero non ci arrivi? Un rilevatore. Il mio datore di lavoro ci tiene particolarmente a non perderti di vista. Chi sarebbe questo datore di lavoro? Un uomo che vuole la stessa cosa che vuoi tu, lo ragno. Mi impedisce di ammazzarti adesso? Questo. Nel petto hai 4 grammi di cianuro. Se provi a rimuovere il chip, si sciolgono e muori. Se ogni 24 ore non inserisco un codice, si sciolgono e muori. Ho risposto alla tua domanda? Trova chi c'è dietro l'affare di Marchese. Non sono così furbi di aver fatto tutto da soli. Hai poco tempo. Tindaro Marchese, sei stato un boss. Comandavi il tuo mandamento. Ma adesso non hai più niente. L'unica cosa che puoi fare è collaborare con noi. Non è vero che non ho più niente. C'ho il mio nome e il mio onore. Ah, quindi è stata una cosa onorevole pagare Mastro Lindo per uccidere 4 vecchi. La mia famiglia non c'entra niente con quella storia. Allora chi c'è dietro? Chi ha messo l'autobomba che ha ucciso il vicequestore Tempo Fosco? Che sta succedendo a Catania? Fatemi capire una cosa. State chiedendo a Mia di fare il vostro lavoro di sbirri? Dove sono i tuoi luogotenenti Riccardo e Agnello? Mai sentiti. Serve una mano? Ma ha fottuto i soldi. Lo fa. Che faccia? Tutto a posto? No, solo una nottata pesante. Che succede qua? C'è Anna che sta torchiando Tindaro. Ha detto qualcosa di interessante? No. Come diceva anche Rosalia, i marchesi sicuramente non c'entrano niente con la strage, ma questo stronzo sa molto di più di quello che dice. Può essere. Allora, la solita povertà. Secondo te? Signor Questore. Ha detto qualcosa? Purtroppo no, è della vecchia guardia, però abbiamo preso quasi tutti quelli che contano della famiglia, a parte Riccardo e Agnello Marchese. C'è qualcun altro che dobbiamo trovare. Questa mi è arrivata dai colleghi della stradale. Una camera ha inquadrato Laragna e Torrisi pochi minuti dopo il nostro blitz dai Marchese. Rachele non è una che si espone per niente. Se ha salvato Torrisi vuol dire che ha qualcosa in mente. Cerchi di scoprire che cosa. Questi due hanno fatto già parecchi danni, separatamente e insieme. E adesso che non hanno più niente da perdere, saranno ancora più pericolosi.
Rachele. Saverio Torrisi. Sì, sì, lo so chi sei. Quello che ancora non so è a che cosa mi servi, ma... Rachele qui giura che anche se sembri uno che non vale niente, ci puoi essere utile. Rachele sa quello che fa. Va bene, ti ho fatto preparare una camera. Vatti a riposare e poi ne riparliamo. Che posto di merda. Zona, ti posso parlare? Scusa Carlo, ci lasci soli. Dimmi. Che succede? A che ti riferisci? Al fatto che sei sempre teso incazzato, al fatto che non ti cambi la camicia da due giorni e non ti fai una doccia non so da quando, al fatto che ieri hai puntato la pistola a Tindaro Marchese mentre era ammanettato. Quindi te lo chiedo ancora una volta. Che ti succede? Sono solo stanco. Già, non lo sai che puoi parlarmi di tutto. Lascia che ti aiuti. Non succede niente. Ma grazie per aver chiesto. Pensavo che ti fidassi di me. Che tra noi ci fosse un rapporto che va al di là del lavoro, ma se non è così sono stupida io. Vai pure. Mi dispiace. Dottoressa? Sì? Forse non è il momento? No, no, dimmi. È per l'indagine sui soldi dell'abate. Ho chiamato la banca australiana e mi hanno detto che il conto è stato chiuso circa due mesi fa. Ho chiesto dove fossero stati trasferiti i soldi e mi hanno mandato questo. Per me è come leggere l'arabo, ma lei con queste cose ci sa fare. Fammi vedere. Io lo so che con tutto quello che sta succedendo magari... No, non ti preoccupare. Tornare ai miei numeri sarà come prendersi una vacanza in mezzo a tutti questi matti. Grazie. Sei davvero sicura che questo Torrisi ci servirà? Se non serve ce ne liberiamo quando vogliamo. Così? Così. Io una donna come te non l'ho ancora incontrata, Rachele. E mi hai fatto venire fino a qui per dirmi questo? No. Per questo. Se ci provi ancora t'ammazzo. Ne vale la pena. Pezzo, ora vai corta. I Marchese muoviti. I Marchese non contano più un cazzo. I Marchese non hanno mai contato un cazzo. E adesso ci prendiamo tutto. Ci prendiamo tutto. Cazzo dici?
vostre strade, i vostri clienti, le vostre puttane, ora è roba nostra. Avete capito, pezzi di merda? I marchesi non esistono più. La roba la stiamo finendo. E contendere il prigione andrà a finire tutta a minchia. Devi far girare un messaggio da parte mia. Ah no, lascia stare. Questi sono messaggi che girano da soli. Le mezzo alle palle è peggio ancora di morire, secondo me. Mia madre ha bisogno di soldi. Ti amo. La piazza è sua, davvero. La piazza è sua, dopo parlo col sindaco e gliela dedichiamo la piazza, Danti, ma va bene, veniamo a noi. Sembra uno spacciatore, Sì. No, no. Sì o no? Non so, ti prego, non mi ammazzo. La polizia si è bevuta quasi tutti i marchese. Qualcuno è rimasto in giro, voglio parlarci. Mi dici gentilmente dove posso trovarli? Basta che parli. La mia mazzara, la mia mazzara. Smettila di frignare e parla. Erano tutti uomini di Marchesa, certo. Appena hanno sentito l'odore del sangue, i corda si sono lanciati alla gola del loro clan alleato. Sì, il famoso onore di questa gente, no? Guardate questo, quanti anni ci avrà? 18, 19? Che figli di puttana. Oh, questo è ancora vivo! Un'ambulanza, per favore! Non mollare! Sai che sei stato fortunato, i tuoi amici non lo sono stati abbastanza. Che volete? Che ci aiuti a trovare i colpevoli. Io con i corda? Non parlo dei corda, parlo di quei bastardi che vi hanno messo in strada a spacciare. I marchesi li avete presi tutti? Non tutti. Dove sono Riccardo e Agnello? Dimmelo che te la cavi con poco. E quant'è? 50 kg. Boh. 50 chili. Un clan ridotto a 50 kg di cocaina. Questo siamo diventati. Con quattro sorze che non sanno nemmeno sparare. Vedi come te lo dico, che noi siamo fottuti. Stai calmo. Stai calmo un cazzo! Stai calmo! Ma che hanno sta minchia! Non ci abbiamo peccioli. Non ci abbiamo armi. E ci dobbiamo riprendere tutto quello che ci hanno ripreso i corda. Chiama Raitani. E che minchia vuoi dei Raitani? L'affare dell'urano. È buono, ci sono un sacco di piccioli. Quell'affare è la roba di Tintaro. E noi non ne sappiamo niente. E non siamo nelle condizioni di rischiare.
Cazzo, ma proprio adesso, ma vaffanculo. Vai indietro veloce! Vai, 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 cazzo veloce! Volli perdere, valli dietro di là, vai! Cazzo solo! Ma fa il culo, dove sono andati? Un buco nell'acqua. Non direi. Come va? Tutto a posto, grazie. Provaci tu con Tindaro. Magari adesso sarà più malleabile. Hm? Ok. Ma che cazzo, ma tu guarda, ma solo di striscio t'hanno preso. Gli ho pure spiegato, prendete bene la mira. Ah, sei stato tu a spiegargli. Vi date il cambio? Beh, è divertente vedere la faccia di uno che ha perso tutto. Ah, ho capito. Tu sei lo sbirro cattivo, come nei film. E tu sei il mafioso furbo o quello scemo? Quello che sa che gli conviene collaborare? O quello che vuole passare in isolamento il resto della sua vita di merda?
Io credo di essere abbastanza furbo da capire che ho davanti. Che vuoi dire? Io non sono un infame, ma per uno sbirro corrotto posso fare un'eccezione, se non mi aiuta a uscire da qua. Continuo a non capire. È stato Reitani a fottermi, vero? E tu gli hai dato una mano. Ci ho pensato assai. Solo tu puoi essere stato il suo uomo infiltrato qua dentro. Secondo me hai preso una brutta botta in testa. Pensaci, sbirro. Trova il modo di aiutarmi. Oppure finiamo nella stessa cella, eh? Ciao mamma. Beh, che mi stai facendo il trattamento del silenzio? Faccio quello che faccio con i poliziotti. Ah, quindi io sono questo per te, una poliziotta? Perché davvero tu sei qua solo per trovare tua madre, per vedere come sta? No. Ecco. Sto indagando su Rosy Abate. È morta lasciando un sacco di soldi da qualche parte. Allora? Quei soldi non devono finire in mani sbagliate, se sai qualcosa. Non so niente, tu in pace li devi lasciare morti. Ma perché ho l'impressione che ogni volta che parli di Rosy Abate ti cambia la faccia? Quindi questo fai ora? Non ti occupi più di Torri Serra Cale e Ragno? Sì, anche loro. A che punto siete? Quindi vuoi parlare di loro? Stavano con i Marchese. Ma sono sicura che li hanno traditi per salvarsi la pelle. Te la ricordi, Ragelli, quando eri bambina? Eravate inseparabili, le principesse di Catania. Sì, ma era tanto tempo fa. E poi a un certo punto tornasti a casa piangendo perché non eravate più amiche. Sì, perché avevamo litigato. Ti ricordi perché? No, non me lo ricordo, te l'ho detto, era troppo tempo fa. Perché il fratello di Adele, quella alta che stava nella tua classe, aveva comprato il motorino. E Ragale preferiva farsi i giri con lei. Ho capito. Ma qual è il punto in tutta questa storia? Se vuoi trovare Rachele Ragno, devi cercare fra quelli che hanno qualcosa di più. Ricorda. Io stavo per mettere in piedi un'asta per i Marchese. Vendita di uranio attraverso un server protetto, irrintracciabile, ma molto efficace. Tramite un tablet potevo controllare direttamente l'andamento delle offerte. Però? Sento che sta arrivando un cazzo di però. Però non avevo io il contatto diretto col venditore. E chi è questo venditore? Non lo so, Tindaro non me l'ha mai detto. Forse non si fidava abbastanza di me. Dimmi una cosa. Non è che per caso tu mi stai pigliando per il culo, vero? E perché dovrei? Tindaro non si fidava di nessuno. E non gli è servito a molto. Bisogna trovare questo venditore. Ma io non so come fare. Non stavo parlando con te. La tenne. Amone, la tenne! Mi dici che c'hai? Stiamo per prendere una valanga di soldi. Il venditore lo troviamo. Vedrai. È che ancora non sappiamo chi ha aiutato gli sbirri a fare fuori Marchese. È importante. Beh, sono le cose che non sappiamo quelle che ci possono uccidere. Ricordati. Ma ora siamo vivi. Amore, c'è qualcosa che non va? No. Che cosa ti ho promesso la prima volta che ci siamo incontrati? Che con te non devo preoccuparmi di niente. E io sono un uomo di parola. Dove vai? Vado a trovare un vecchio amico. Ma torno fra qualche ora. Ceniamo insieme. Thank you.
Novità? Bah, chiacchiere tra lui e lei. Cose di casa, qualche ricordo dei tempi andati. Tutto molto normale. Forse anche troppo. Sa delle microspie. È probabile. Merda. E della ragazza che sta con lui, che mi dici? Patrizia, ma io non credo che sia coinvolta direttamente nei suoi affari. Meglio così. Tu continua a starle dietro. Se è davvero pulita, prima o poi cederà. Redan è appena uscito di casa, se poi posso... Sì, sì, vai pure. È da 2 settimane. Siamo passati unicamente alle cure palliative. Ma ho sentito che in America stanno sperimentando un farmaco nuovo. Se è una questione di denaro, io posso... Il suo amico ha lottato, ma purtroppo adesso le metastasi sono ovunque. Quello che ora si merita è solo un po' di pace. Abbiamo fatto tutto il possibile, glielo posso assicurare. Il signor? Giovanni. Il signor Anselmo non riceve molte visite. Sarà contento di vedere una faccia amica. Prego. Scusami, non ti volevo svegliare. Io pensavo, ma me l'ho detto che eri. È stato un lungo viaggio, ma ora sono arrivato. Hai sete? Sì. Non è mica brutto questo posto. Certo, non è mica come casa tua. Eh? Lì a Camposole. Era un vero paradiso. Quello era. Con Maria ci svegliavamo tutte le mattine alle 5 per farci il bagno. A me che solo quello. Svegliavate tutta la casa alle 5. Guardaci qua ora, due poveri vecchi che vivono del passato, ti ricordi? Te lo immaginavi tu? Io lo so perché tu sei qui. E fai bene. Devi arrivare fino in fondo. Vorrei essere al tuo fianco. Lo so. Non pensavo di fare una fine così. Io ero un soldato. Non mi lasciare così. Giovanni non è in casa. Meno male che non stavo cercando lui, allora. Posso? Lo sai quante idee strane si potrebbero fare i suoi amici se ti vedessero parlare con uno come me qui, fuori dalla porta di casa? Grazie. Devi smetterla di starmi addosso. Te l'ho già detto, sono troppo cara per te. E anche mi chiedi se ti faccio compagnia? È per questo che sei venuto? Per farmi compagnia? Sei ancora in tempo per tirarti fuori, Patrizia. Non so di cosa stai parlando. Per io lo so che adesso sembra un gioco. In fin dei conti vivi qui, vivi bene. Ma Reitan è una persona estremamente pericolosa. Allora è una fortuna che mi voglia bene. Patrizia, dimmi quello che sai, io me lo faccio bastare per tirarti fuori da qua.
e mettere delle persone a proteggerti. Ancora? Sei come un disco rotto, ispettore. Pensavo fossi un po' più interessante di così. Io pensavo che tu fossi una donna più intelligente. Invece sei solo una stupida bambina viziata che pensa solo ai soldi. Come ti permetti? Credi di essere mio padre? Se lo fossi ti avrei già preso a schiaffi. Sei ancora un soldato. Una cazzata enorme. È proprio quello che volevo sentirmi dire dopo aver fatto l'amore. Questa cosa non deve succedere più. Almeno guardami in faccia. Io rischio il posto di lavoro per questo. Per te è il lavoro. Per me potrebbe essere qualcosa di più. Allora lascialo. E aiutami. Com'è andata con il tuo amico? Bene. Ma che fai ancora vestita così? È ora di cena. Ti aspettavo. Pensavo ti facesse piacere. Andiamo. Rosalia, andiamo? Sì, ecco. Fatto. No, 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 lascia, faccio da su. Ma chissà perché, quando uno vede uno sulla sedia a rotelle, subito ti aiuto, ti spingo. Invece faccio talmente tanto. Senti, ti dispiace aspettarmi un attimo? Va bene. Veramente, ci metto solo un minuto. Sì, d'accordo. Ha novità sui conti dell'abate? No, scusami, con tutti i casini che abbiamo non sono riuscita a lavorarci. Certo, la capisco. Però dammi un paio di giorni, al limite passo la relazione a un mio ex collega della finanza. Va bene, grazie.
Rosalia, Vito mi ha detto di quello che hai fatto per l'abate al cimitero. Sì. Mica ti devi vergognare. Guarda che prima di tutto era un essere umano. Sarà contenta di essere stata sepolta vicino al figlio. Va bene. Buonanotte. Andiamo, dai. Lascia, faccio io. Ma cosa gli hai detto? Niente. Ma no, sei andata di là e gli hai detto qualcosa, come niente. Non ti puoi fare i fatti tuoi una volta. Ognuno i suoi segreti. Ognuno c'ha i suoi segreti. La prossima volta che fai la spia con la Cantalupo ti faccio tornare a casa a piedi. Io non capisco perché ti dà così fastidio aver provato qualcosa per Rosy Abate. Invece è un bene, così gli altri vedono che in fondo non sei così rigida. Quella che tu chiami rigidità è quella che mi ha fatto allontanare da una famiglia di mafiosi e mi ha fatto diventare la poliziotta che sono. Mia poliziotta, lo vedi, sei rigida. No, tu sei rigido. Non si può mai parlare della tua condizione. La mia condizione è questa e non credo che ci sia da aggiungere altro. Io ho letto la tua cartella clinica. Dice che la tua spina dorsale non è compromessa. Quindi attraverso un po' di fisioterapia e terapia d'altro genere. Scusami, mi dispiace. Non mi volevo fare i fatti tuoi. Hai ragione. Non ti dovevi fare i fatti miei. Prendo la sedia. Faccio da solo, grazie. Mettimi solo il blocco, per favore. Vito, scusami. Ti volevo solo dire che c'è ancora speranza. Adesso la mia vita è questa. E credimi, io sto facendo di tutto per farmela piacere. E non voglio farmi illusioni. Se sei davvero mia amica, non parliamone più. Cosa ci fai qui? Ciao papà, mi sembravi solo e volevo farti compagnia. È molto pericoloso stare qui, c'è una donna molto cattiva. Sì, Milla, l'ho incontrata prima. Guarda cosa mi ha fatto. Pare che dietro l'affare ci stia un vecchio spuntato dal nulla. Potrei andare a prenderlo, ma è rischioso. Perché non ho ancora capito se è lui il capo di tutto oppure se sta con qualcuno che potrebbe spaventarsi.
Da allora addio uranio. E quindi? E quindi preferisco trovare altri modi per scoprire come e quando l'uranio arriverà in Italia. E soprattutto a chi andrà. Sono i compratori che dobbiamo monitorare, non te lo scordare. Stati canaglia, crimine organizzato, gruppi terroristici. Qualche nome qualcuno deve pur saperlo, no? Mettimi in una stanza da solo per 10 minuti con Tindaro Marchese. Io e lui da soli, avrai tutti i nomi che vuoi. Tindaro è alla Duomo, la Duomo non la posso toccare. Se ci tieni all'immunità, è il caso che cominci a presentarmi soluzioni, non problemi sempre nuovi. Non mi sei d'aiuto, Lugli. Sei tu che devi essere d'aiuto a me, De Silva. Altrimenti sarei io con un paio di ergastoli sulla testa, no? Solo due? Non vuoi offendere? Ciao, caro. Lugli. Notizie di mia figlia? Sto bene. Continuiamo a sorvegliarla, perché? Perché? Sto diventando vecchio? Sto diventando sentimentale? Ma vaffanculo. Pezzo di merda. Servizi segreti, lavori per loro. O per me? Dopo il nostro meraviglioso incontro al cianuro, diciamo che ho rivisto le mie priorità. Lavoro per te. Ecco, allora vedi di non fare cazzate. Tranquilla, è tutto sotto controllo. La tua prossima mossa? Potrei andare a trovare quel vecchio, ma è rischioso. Mafioso vecchio stampo, di quelli che non parlano mai. Se mi muore tra le mani, addio uranio. E quindi? E quindi c'è sempre Tindaro Marchese. È sotto custodia, ma non è un problema insormontabile. A salire la Duomo? Ma tu sei veramente pazzo. È proprio questo che potrebbe funzionare. Loro non si aspetterebbero mai il nostro arrivo. Nostro? Non ti sei stancata di fare il cane da guardia? Col cronometro, sulla zampa. E il nostro... Tu sei veramente pazzo. Ti piacciono i pazzi? Ti piacciono le pazze? Da morire. Stai attento. Sta arrivando l'avvocato di Tindaro Marchese. Adesso? Sì. Raggiungi Marchese nella sala interrogatori. A tutti gli agenti a livello strada, controllate cosa è successo. Da qui noi vediamo del fumo. Incollati al telefono, cerca di capirci qualcosa. Per favore, tutti in strada, controllate cosa è successo, grazie. Ma che sta succedendo? Niente di che, è un guasto. Ma c'è da preoccuparsi. Rimediabile. Va dalla dottoressa Cantalupo? Sì. Arrivederci. Non credo proprio.
Ispettore, anche tu vuoi ascoltare quello che devo dire al mio avvocato? Oggi devi stare molto attento a quello che dici, è chiaro? Tu devi stare molto attento. La mia offerta dura ancora poco. Buongiorno. Buongiorno, vicequestore Cantalupo. Ma che succede? Ma niente, è che ogni tanto a Catania esplode qualcosa. Non si preoccupi, ho mandato degli agenti a controllare. Prego, vogliamo procedere? Quando vuoi. Oh!
dai! Dai su! Dai su! Dai su! Dai su! Forza, vai! Andate! Passano i minuti e più questo agguato prende i contorni di un attentato mafioso nei confronti dello Stato. Naturalmente io sto ripetendo questa notizia perché si fosse messo in collegamento solo ora. Erano da poco passate le 9. Tu sei sicura che fosse De Silva? L'ho visto salire su una macchina guidata da una donna e dai lineamenti sembrava slava. Ha fatto saltare la Duomo per prendere Tindaro Marchese. È assurdo. Tu sei sicuro di non avere visto niente? No, io sono rimasto fuori gioco qualche minuto. Ho visto che qualcuno lo portava via, ma non sono nemmeno riuscito ad alzarmi. Che facciamo? Trovatemi la Slava. Vediamo se anche lei è un fantasma come De Silva. Ok. Tutto bene? Sì, grazie. Come va? Oh, rimettetevi presto che ho assoluto bisogno di voi. Non si preoccupi, ce la faremo. No, Giano mi ha detto che hai fatto un ottimo lavoro là dentro. Che cosa farai adesso? Darò la caccia a De Silva. Prima però devo fare una cosa. Dobbiamo sbrigarci, siamo in ritardo. Figlio di figlio, ferma! Va bene, vai a farti un giro. Hai idea di quanti uomini c'erano alla Duomo? Ho saputo adesso, mi dispiace, ma cosa c'entro io? De Silva ha fatto tutto questo casino e una dei miei stava per morire. Mi dispiace per i suoi colleghi, ma non so di cosa stia parlando. Lei è evidentemente ossessionata da De Silva e probabilmente le sembra di averlo visto davvero. Basta stronzate, Lulli. Voglio la verità. Dove cazzo è? È morto. Ora basta. Sta bene? Tutto a posto, io sto bene. Lasciate andare il vicequestore, oggi ha avuto una giornata difficile. Non finisce qui, Lulli. Trovami quel pezzo di merda di De Silva. Sarà fatto. Ma chi siete? Che minchia volete da me? Ma chi siete? Che minchia volete da me? Chi siamo noi? Siamo due scienziati. Ci piace l'uranio. E ci interessa tutto ciò che ha a che fare con l'uranio. Ma tanto culo! Vi rispondo come ho risposto alla polizia. Polizia? Ti sembro un poliziotto io? Mi stai offendendo. Mi stai offendendo, Tindaro. E non ci parlo con gli sbirri. E manco con voi sicari di sta minchia. Tanto lo so che sono già morto. E qui ti sbagli. Tra te e la morte c'è ancora un bel po' di strada.
E non sarà una gita. E con questo dovremmo aver finito la parte più noiosa. Passiamo al pezzo forte? Qui? Sento. Qui? Sento. Qui? Sento poco, ma sento. Che la paralisi avesse origini nervose era assodato. Certo, speravo ci volesse qualcosa di meno di un attentato per sbloccarla, ma insomma, accontentiamoci. Questo non l'esenta dalla fisioterapia, lo sa? Senta, la mia collega come sta? Sta finendo adesso l'ossigenoterapia. Vuole venire con me? Sì. No. Piano. Deve ancora recuperare. Dovrà sopportare la sedia ancora per qualche giorno. Gliela vado a prendere. Bene. Sì, ho fatto solo un brutto sogno. E tu? Ormai ti sei affezionato a questa. Non ci si mette anche lei, ispettore, eh? Allora? Qualche ustione, una brutta intossicazione da fumo, ma insomma, poteva andarle molto peggio. Sì, poteva non esserci Vito. Per esempio? E invece per fortuna c'era e voi due ve ne potrete andare presto e lasciare il letto a dei malati veri. Asciuto mi ha salvato la vita. Perché invece ho l'impressione che sia stata tu ad averla salvata a me? I danni strutturali sembrano minimi. Le taniche erano posizionate in modo tale da dare il massimo spettacolo senza fare venire giù il palazzo. Certo, l'attentatore era dentro con noi. Esatto. Grazie. Prego. Sono arrivato appena ho potuto. Come stanno tutti? Bertinelli e Sciuto se la sono vista brutta, ma siamo ancora tutti interi. Per fortuna. Così posso passare subito alla parte più antipatica. Mi hanno telefonato dall'ufficio di Lulli. Ho visto De Silva allontanarsi da qui e quello stronzo continua ancora a difenderlo. Poteva succedere una strage. Io non ho nessuna intenzione di scusarmi. Sì, ma non è il momento di perdere la testa. Ho il fiato addosso di mezza prefettura. E molti pensano che dovrei trovare una guida più esperta per la Duomo. E lei cosa pensa? Penso che è ora di schierarmi in modo ancora più netto. Cercherò al più presto nuovi uffici dove trasferirvi e ripartiamo da lì. Non serve. La Duomo va benissimo così, è ammeccata, ma ci vuole ben altro per distruggerla. Un'ultima cosa. L'obiettivo di questo attacco era liberare Tindaro Marchese, giusto? Sì. Come ha fatto De Silva a attraversare un ufficio pieno di poliziotti senza essere visto? Non c'era nessuno con Tindaro. Vabbè. L'importante è che nessuno si sia fatto male. Sei sicuro che questo sia quello che si occupava degli affari di Tindaro? Il suo nome era scritto nelle carte dei Marchesi. Allora? Ci può essere d'aiuto. Lascia parlare me. Buongiorno. Buongiorno. Siamo i coniugi Mancuso. Ci siamo sentiti prima per telefono. Prego, seguitemi. Andiamo. I signori Mancuso per l'appuntamento. Prego, accomodatevi. Grazie. Buongiorno.
Benvenuti. Prego, accomodatevi. Sì, buongiorno, si vada pure a sedere. Vada, vada. Noi non abbiamo soldi qui. Siamo solo consulenti. Molto bene. Perché io ho proprio bisogno di avere delle informazioni su dove trovare dell'uranio. Mi aiuta lei? Uranio? Ma siete impazziti? Qui trattiamo solo investimenti. Sappiamo che lei lavorava per Tindaro Marchese, lo sappiamo perché ci lavoravo anch'io. Le carte parlano chiaro. Tutte le transazioni verso il promotore dell'affare sull'uranio passavano da questo ufficio. E chi è questo promotore? Non lo so. Non lo so. Ho solo spostato soldi in un conto alle Cayman. Vedi di non prendermi per il culo, perché ti giuro che oggi non c'ho voglia di perdere tempo. Tu ci capisci di queste cose, giusto? Lo sai che si sparisce dietro i conti. Se si mette abbastanza, giri a vuoto. Sono sistemi di scatole cinesi quasi perfetti. Ha ragione. Allora non serve un cazzo. No. Ad opera di un uomo travestito da agente. Ma le indagini stanno proseguendo senza sosta. Ma che cazzo hai fatto? Ma sei impazzita? Porca puttana, Tindaro Marchese è fuori. Non è possibile, il suo clan è a pezzi. Ma infatti non sono Marchese. Secondo te un uomo che ha fatto solo una cosa del genere chiede simpatia, lo dico io. Aspetta un attimo. Che c'è? Pulisciti la faccia. Oh, cazzo, il sangue. Antimo, abbiamo un problema. Anche De Silva è in cerca dell'uranio. Appena fregato Tindaro Marchese agli sbirri. Ma porca puttana. Noi dobbiamo spargere la voce e pagare a peso d'oro chiunque abbia visto qualcosa. Dobbiamo arrivare a Tindaro prima che De Silva lo faccia parlare. Sì, ma Tindaro è un osso duro. Peggio ancora. Vuol dire solo che De Silva si divertirà di più. Cazzo, il sangue no. Ma certo che sto bene. Papà è un supereroe indistruttibile, lo sai, no? Gliel'ho detto alla mamma, ma lei è ancora arrabbiata. Non è arrabbiata, amore. È un po' preoccupata. No, guarda, a me sembra proprio arrabbiata. Dai, prova a passarmela. Ehi. Mi hai fatto morire dalla paura. Lo so, scusami, abbiamo avuto una mattinata piuttosto concitata. Come stanno gli altri della squadra? No, per fortuna stanno tutti bene. Torno a casa. Rebecca, non posso, devo continuare a lavorare. Ascoltami, se non riusciamo a trovare chi ci ha attaccato non saremo mai al sicuro. Ma voglio rivedere quel tuo vestito azzurro. E magari questa volta riescano a sporcartelo di vino come a quella festa all'università. Ok. Beccata. Stessa macchina a noleggio e combacia con la descrizione. Ottimo, mettila nel software e vediamo cosa salta fuori. Già fatto. Vediamo un po' chi sei. Bravo. Continua a tenere gli occhi aperti che si diventa ricchi così. Grazie, grazie. Rachele, siamo stati fortunati. De Silva ha portato Tindaro in una masseria a Canalicchio. Dietro la centrale elettrica, stiamo andando a prenderlo. Ok, vengo anch'io. Rachele, non fare minchiate. Rachele! Allora, che facciamo? Dove andiamo? Stai buono qui, Torrisi. Che se ti sporchi ancora di sangue, questa volta ho finito i fazzoletti. Guarda che senza di me non vai da nessuna parte. Infatti. Ma che cazzo fai? Mi lasci qui? Dammi una buona notizia. Ti presento Milla Milica.
Un curriculum d'agente segreto di tutto rispetto. FSB, Mossad, G2 e un passato recente da mercenaria. Ricorda un po' qualcuno. Perfetto, non ce ne bastava uno solo di De Silva. La milizia ha affittato la macchina con una carta di credito clonata, intestata un'azienda svizzera. Ci sta parlando adesso Nigro. Senti, Giano, io continuo a ripensare all'operazione di De Silva. Te l'ho detto. Ero fuori gioco. Mi dispiace. Gli svizzeri erano molto contenti della nostra segnalazione sulla carta di credito. Infatti mi hanno segnalato un altro paio di movimenti che a loro non risultano giustificati. Ovvero? La macchina all'aeroporto e l'affitto di un casolare poco fuori Catania. Ottimo. Cortesemente, finisci tu. Su. Che cazzo? Pronto? Che cazzo hai in testa? Falsetta rinaria alla Duomo, ti sei bevuto il cervello. Devi star calmo, stai calmo, avete chiamato per risolvere i problemi, hai capito? L'accantalupo ti ha visto in faccia. E a me che cazzo me ne frega, un problema tuo, il mio problema per ora è di darti informazioni. Cos'è stato? È il lavoro che chiama, stammi bene, Lugli. Se basta così. Milica, basta così, gentilmente, spostati. Allora, Tindaro, vogliamo comunicare un po' tra di noi? Eh? Cosa ci dici? Reitani. L'affare suo. Che cazzo di genio che sei. Reitani. L'affare suo. Prova a dirmi qualcosa che non so. Stupiscimi. L'uranio arriverà al porto. Meglio. Adesso concentrati. Quando e su quale nave? Ginocchio? Quando e su quale nave? Ginocchio, d'ammazzo De Silva! Oh, abbiamo Rachele Ragno, che cazzo di piacere! Perché non vieni qui fuori che ci facciamo una bella rimpatriata? Complimenti, Rachele, hai centrato l'unico che poteva darci qualche informazione. Non era per lui lo sparo. Ammazzati, ragno! Sempre al solito, eh? Hai più tette che neuroni, troia! Forza, svegli! Basta! Fuori! Giallo! Vai!
Rachele! Io non mi muovo finché non l'ho ammazzato! Prima di finirlo l'hanno torturato, sti animali. E Silver a caccia le informazioni. Se si è spinto a tanto è per qualcosa di veramente grosso. Giano. Oh, Giano. Oh, tutto bene? Tutto bene un cazzo. I Corde e De Silva sono scappati e Tinder è morto. Non mi riferivo a quello, sono giorni che sei strano. Lascia stare, Carlo. Oh, Giano. Se ne vuoi parlare ci sto. Lo so, ma questa è una cosa che devo risolvere da solo. Giano! No, nessuna. Pensavo le facesse piacere sapere che va tutto come previsto. E il carico a posto? Beh, ce l'ho qui davanti a me in questo momento. Beh. Chi è? Maria. In questi giorni ci sto pensando un po' più del solito. È uguale a me. Vieni con me. Allora? Niente, non ha detto una parola. Forse per omertà, forse perché proprio non sa niente. Vabbè, vai. Vogliamo mettere in ordine o no? Vedi cosa succede se mancate mezza giornata? Come va? La meraviglia. Eccolo, miracolato. Oh, miracola. Wow. Bene, bene. Bertinelli. Giano. Ragazzi, guarda poi che ci sta. Ma se era capito che facevate. Aspettate, Anche voi vedo un po' messi male, però. Oh, piano. Speravate che mollavo, eh? Com'è? Allora che facciamo? Ci rimettiamo a lavorare. È meglio di prima. A Catania sta per succedere qualcosa di grosso e finché noi non lo scopriamo non avremo orario d'ufficio. Ognuno riprenderà a battere le piste che stava seguendo prima dell'attentato. Ragazzi, ci hanno presi alla sprovvista una volta. Non succederà più. Dai. Oh, qua, a posto. Che c'è?
Così mi fai felice. Giano, come stai? Scusa per prima. Ero incazzato. Odio fallire. Non ti preoccupare. Sai che se vuoi parlare sono qui. Non sei la prima persona che me lo dice oggi. Aspetta, sto rivedendo dei rapporti per l'ICATA. Ti ricordi la storia di Lucia Micheli? Sì. Ecco, l'abbiamo trovata grazie alla dritta di un tuo informatore, ma non riesco a trovare il suo nome nei verbali. So che non sei tenuto a dirmelo, ma... se ti andasse, magari sarebbe meglio scriverlo. C'è problema, se si chiama Lorenzo Miele. È un piccolo spacciatore giromarchese. E con tutto quello che è successo con i Corda non mi stupirei se fosse fuggito. Già, forse hai ragione. Grazie. Prego. Rosalia, volevo parlarti di una cosa. Continuo a pensare che dietro la caduta dei Marchese ci sia Raetani. È un'ipotesi, anche se a quanto pare lui e Marchese erano amici o perlomeno alleati. È vero, però penso alle modalità con cui si sarebbe sbarazzato di loro. Beh, non sarebbe la prima volta che un mafioso usa la polizia per liberarsi di altri mafiosi. Ma per farlo avrebbe bisogno di un poliziotto compiacente, no? Sì, e di solito... Ma lei sta pensando a qualcuno di noi? Ti ricordi dello scazzo che hai avuto con Giano? Chi sarebbe l'informatore che ti ha dato questa dritta? Che cazzo vuoi, Bertinelli? Che cazzo vuoi? È bravo Giano, dai. Hai fatto un bel colpo. Settembrini. Devo parlarti, sto arrivando. Tu stai fuori di testa. I Corda ti stanno massacrando uno dopo l'altro. Ma non hai capito, sto arrivando. Ho detto che non devi venire. Questa cosa che stiamo facendo deve rimanere tra di noi. Certo, ma lei non è la prima ad avere sospetti su di lui. Lo so, ma appunto, per ora sono solo sospetti. Quindi se questo Miele conferma di aver fatto lui la soffiata, per lei Giano è pulito. Dico che Giano è uno dei nostri. Non voglio sputtanarlo se non ho prove concrete. Siamo d'accordo? Apri. Guarda che se fai scherzi sparo. Ma che cazzo è questa pistola? Cos'è? Cos'è sta roba? Non ti vedo da mesi. Ma vaffanculo, vai. E ora vuoi vedermi proprio quando i Corda mi stanno cercando? Io pensavo che stavi con loro. Eh sì, perché se ti voglio ammazzare ti chiamo e ti avviso. Ma cosa vuoi? Guarda che io ora sarò fuori. Sono fuori dal giro. Metti giù ste mani. Devi lasciare Catania, vai. No, ci sono i miei colleghi che ti stanno cercando. Ho fatto un casino, quindi tu ora entri in quella cazzo di casa e fai quello che dico io, vai! Non c'è bisogno che vado via. Confermo la tua versione e dico che la soffiata sulla postina dei Marchesi te l'ho data io. Ascoltami, tu sei un ragazzo sveglio. Magari un interrogatorio lo reggi anche. Ma due? Tre? Un processo? Ma io non ho un soldo! Ho un cazzo di posto dove andare! Non è chiaro, o te ne vai adesso o io ti vendo ai Corda. Non scherzo. È questa? Sì. Shh. Tu non l'hai visto? E la polizia, apri! Mm-hmm.
Siamo dai colleghi di Giano Settembrini, ci apra! Miele! Miele! Che volete? Ti rubiamo solo un minuto. Non è un buon momento. Oh! Portaci a casa, va, facciamo due parole. Forza. Ma che volete? Muoviti. Stai buono, Miele. E questi? Che fai, devi andare da qualche parte? Pensavo di farmi qualche giorno nell'interno. Ma non è un buon momento per gli amici dei Marchese, no? Devi stare tranquillo, tanto noi lo sappiamo che sei un informatore. Non ti facciamo niente, solo qualche domanda. Tu hai lavorato per l'ispettore Settembrini, giusto? Giano? Sì. Quando è l'ultima volta che l'hai sentito? Non molto tempo fa. È stato sulla soffiata su Lucia Micheli. Che soffiata? Come? Ve l'ho appena detto, Lucia Micheli. Quella che passava le comunicazioni ai latitanti. Dove vai? Stai fermo. È da lì che avete fatto partire l'operazione Casella Postale, no? Ah, oh, certo, che Giano ti raccontava tutto. Mi ha chiamato dopo il blitz per ringraziarmi della dritta. E quella è stata l'ultima volta che vi siete sentiti? Va bene così, basta. Ci ho detto abbastanza. Andiamo. E cerca di non partire per un paio di giorni, che magari torniamo a farti qualche domanda. Davvero l'ha convinto? Ha confermato la versione di Giano, è quello che conta. Ma non ha sentito come parlava? Io sono sicura che se controlliamo i tabulati di Giano... Non controlliamo nessun tabulato. Ho sbagliato a sospettare di uno dei miei e soprattutto ho sbagliato a coinvolgerti. Sì, ma... Basta così, torniamo in Duomo. Guarda che non è difficile, eh? Devi solo seguire i miei passi. Guarda che ballavo di lavoro. Sì, lo so, ma tu ballavi da sola. Adesso siamo in due. Ci vuole intimità, ci vuole fiducia. Te la cavi ancora bene. Ho avuto una grande maestra. È strano. Cosa? Essere il fantasma di qualcuno.
passato è passato, Giovanni. Io sono qui. Ora. Alla mia età, il passato è la cosa più preziosa che ho. È il passato che mi ha portato qui. Ora. Come stai? Bene. Ancora qualche esame da fare, ma ancora non ci credo. È un miracolo? No. Un miracolo sarebbe se Tempo Fosco fosse ancora vivo. Beh, ti devi accontentare. Non riesco a farmi una ragione. Se avessimo capito prima. Se non l'hai conosciuto, eh? No. Era in gamba. L'hanno detto. Tosto. Incorruttibile. Senza compromessi. Senza compromessi. Scusa, una giornata un po' piena di emozioni. Dove vai? A fare una cosa che avrei dovuto fare molto tempo fa. Luciano, grazie. Sì, 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 d'accordo. Subito. Allora io vado. Dove vai? Vado a vedere un po' di negozi. Resta con me, ti prego. No, no, lascia stare. Vai, divertiti. Ciao. Ciao. Rachele ha sentito tutto, papà. C'è lui dietro l'affare dell'uranio. E pensare che 40 anni fa era poco più che un soldato. Evidentemente ha fatto strada. La gente fatta per obbedire non dovrebbe mettersi a comandare. Da quanti è che è a Catania? Non molto. Reitani è un vecchio amico. Fosse un caso di venirci a fare una bella chiacchierata. Del resto, uno dei nostri è. Quindi sono nostri anche i suoi affari. Bravo. Gli do la picchiare. Amore.
Non avevi detto che non doveva succedere più? Sei stata tu a chiamarmi. Perché? Io. Anche io. Giovanni Reitani, ti dichiaro in arresto. Ma che stai facendo? Quello che avrei dovuto fare la prima volta che ti ho incontrato. Sono Cantalupo, voglio rinforzi a Villa Reitani. Per orgoglio che stai buttando a mare la tua vita. Tu lo sai cosa farà la stampa di un personaggio come te? Lo sai cosa faranno i tuoi colleghi? Faranno quello che è giusto, che è quello che voglio fare anch'io. Ben trovata, Cantalupo. Mettila giù. Mettila giù.